È cosa assai frequente sentir dire a un bambino di avere un amico immaginario. Ma cosa succede quando questi amichetti, spesso frutto di tanta fantasia, destano non poche preoccupazioni per i loro genitori? Su Reddit, un social network statunitense, i genitori dei bambini più convinti sulla vera esistenza di queste macabre creature hanno deciso di condividerle con la community. Si parla di mostri nascosti nell'armadio, bambini con gli occhi neri, fantasmi e molto altro ancora. Ma tutto questo è solo frutto di un'immaginazione troppo attiva oppure c'è un fondo di verità? In questo video parleremo di 5 amici immaginari più spaventosi descritti dai bambini ai loro genitori. Buona visione! Mia figlia mi parlava di un uomo che veniva a trovarla in camera sua ogni notte, facendosi il segno della croce. Fino a poco tempo fa pensavo fosse solo il frutto della sua immaginazione o di un sogno. Fin quando, un giorno mia suocera mi inviò alcune vecchie foto di famiglia. La bambina guardò la foto di mio suocero deceduto 16 anni prima ed esclamò: «È l'uomo che entra nella mia stanza ogni notte». La guardai con stupore e raccontai tutto a mio marito. Egli mi disse che suo padre era solito fare sempre il segno della croce. Quando mia figlia aveva 3 anni, aveva un'amica immaginaria di nome Kelly. Kelly stava sempre seduta su una sedia a dondolo e mia figlia giocava con lei e faceva altre attività. In una sera di 2 anni dopo, io e mia moglie stavamo guardando Amityville e all'improvviso nostra figlia, alla vista della ragazzina dagli occhi neri, si agitò notevolmente. Gridò: «Sembra Kelly!» Noi rispondemmo: «Kelly chi?» «Mamma, papà, ricordate la ragazza morta che viveva nel mio armadio? È identica!» Quando avevo circa 16 anni, facevo la babysitter a 2 gemellini di circa 8 anni che erano in terza elementare. Parlavano sempre di un uomo con un costume da coniglio pasquale e ne erano terrorizzati. Un giorno che li stavo accudendo, uno dei due stava facendo la doccia. Suo fratello ed io eravamo al piano di sotto a guardare la televisione, quando all'improvviso il bimbo seduto al mio fianco esclamò: «Devi controllare Matt!» Qualche secondo dopo Matt gridò: «È qui! È qui!» Corsi al piano di sopra e dovetti controllare ogni stanza prima che si calmasse. Non sono sicura quale parte dell'esperienza mi abbia terrorizzata di più, ma è stato davvero spaventoso. Avevo 17 anni e facevo la babysitter ad un bambino di circa 6 anni. Era a letto da un paio d'ore quando feci un giro in camera per controllare. Appena aprì la porta non lo vidi nel letto. Era in piedi in un angolo della stanza, con il volto alla parete nell'oscurità. Una delle cose più inquietanti che mi fosse mai capitata. Gli chiesi cosa stesse facendo. Si voltò, sorrise e mise il dito sulle labbra. «Shhh!» Insistetti e l'unica cosa che disse fu: «Lasciami, è la mia punizione». Mia madre mi ha raccontato che quando ero piccolo avevo un amico immaginario che si chiamava Jim. Aveva gli occhi neri, capelli neri e sembrava di carta. Forse significava che aveva una pelle davvero bianca. Questa presenza la spaventava perché Jim era una delle prime cose che mi avesse sentito dire. Mi trovava sempre a ridere o piangere in uno specifico angolo della mia cameretta. Una notte fu terrorizzata. Avevo all'incirca 4 anni e mi sentii piangere e gridare.
Mia madre arrivò pensando avessi un incubo, ma quando mi chiese cosa fosse successo, indicai l'angolo della stanza e dissi: Jim Jim è arrabbiato e dice che vuole farti del male. Poi cominciai a piangere, avvicinandomi all'angolo della stanza per imporgli di scusarsi. Da allora non parlai più con Jim Jim.